Sciopero dei tir, la protesta dilaga in tutta Italia. Caselli chiusi e code. Il Viminale dice non tollereremo blocchi. Si è estesa a tutta Italia la protesta degli autotrasportatori che era cominciata in Sicilia con il movimento dei forconi contro gli aumenti del gasolio, dei pedaggi autostradali e dell'IRPEF. Lo sciopero dei tir che andrà avanti sino a venerdì sta provocando disagi su molti tratti della rete autostradale, anche con la chiusura di Caselli. L'adesione, secondo i sindacati, è superiore a qualsiasi aspettativa. La protesta è seguita con molta attenzione, ha assicurato il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, avvertendo: non saranno tollerati blocchi stradali. Fin dove si può, useremo tolleranze e dialogo. Però bisogna anche tenere presente i diritti dei cittadini. Taxi, le città sono paralizzate, sciopero dalle 8 alle 22, garantite solo emergenze, chiesto incontro con i capigruppo. Taxi in sciopero in tutta Italia contro le liberalizzazioni, auto bianche ferme fino alle 22, tranne che a Palermo, dove torneranno in circolazione alle 18. Molti disagi, soprattutto nelle grandi città, negli aeroporti e nelle stazioni. Fermi anche a Capri e i caratteristici taxi locali. A Roma presidio al Circo Massimo con centinaia di tassisti e comizio dei sindacati. Tra i tanti punti del decreto sotto accusa, il più contestato è quello che delega all'autority la gestione del settore e delle licenze. Insufficienti, a loro avviso, le correzioni del decreto, al decreto. I tassisti chiederanno un incontro ai capigruppo di Camera e Senato. Noi intanto abbiamo fatto con le nostre telecamere un giro nell'area grecanica, precisamente a Melito di Porto Salvo, e abbiamo visto che la situazione è veramente... siamo in piena emergenza, potete vedere già nell'immagine che le code che si sono fatte davanti ai distributori che comunque col passare delle ore sono stati completamente chiusi perché è finita sia la benzina che il gasolio. Per cui ci aspettano veramente dei giorni difficili. Noi vi terremo informati e cercheremo di darvi più informazioni possibili per meglio valutare la situazione che stiamo vivendo. Per mnews.it, Luigi Palamara. C'è non lo vedo. Sì, non si spaventa. Non è oggi il regalo, tutto puoi guardare. Di solito quanto mettete di benzina? 20. 20, ora invece 40. oggi 40, è il doppio. Parla con uno che ha una. Allora quanto fate di benzina oggi? Quanto è a fare? Pieno. Quanto fate di benzina oggi? 50 euro, perché mancavano un mese a meno. E invece ora con 50 euro quanto camminate? 8 anni. Grazie. Fate la scorta di benzina voi? Sì. Da dove venite? Ma ho girato fino a Pellore e non trovo neanche un litro. E qua forse ce la fate. Figlia malata, c'ho una figlia malata e devo per forza provvedere. Di dove siete? Di dove siete? Io nativo sono di Melito, però sto fuori a Melito. Ma purtroppo. Però ora sto residente a Melito, diciamo, vicino al palazzo di Garibaldi, devo dire. Quindi avete paura che la benzina finisca? Pellore, credo di sì, perché è un'ora che giro qui e davanti e indietro e non è possibile. Va bene, grazie. Pepe. Ecco, questa è tutta la fila, tutta la nazionale. Queste sono macchine, sono in... Allora. Queste macchine sono in fila per andare a fare benzina. Noi cerchiamo di passare, ma sarà difficile. Ecco, come potete vedere, le macchine alla nostra destra sono tutte macchine in fila che vanno a fare benzina.
Chiaramente la fila è anche dall'altro lato, come abbiamo visto precedentemente. Adesso andiamo al prossimo distributore, che è più avanti, che è la Jeep, ma probabilmente anche lì, se non è finita, non è finito il gasolio e la benzina, sicuramente anche lì troveremo la fila. Avete visto prima, abbiamo visto gente con i bidoni o comunque tutti gli automobilisti a fare la fila, ma non per mettere 10 euro ma per fare il pieno, per cui quello che sta succedendo ha sicuramente dell'incredibile. La gente è preoccupata a non trovare poi la benzina, quindi insomma a tutto si riesce a rinunciare, ma a spostarsi poi e non avere la benzina o il gasolio in macchina la vediamo veramente nera. Ecco, come potete vedere, siamo qua al distributore della Jeep, qua a Melito di Porto Salvo, in Via Nazionale. Non c'è fila perché chiaramente la benzina è finita, quindi si stanno tutti dirigendo verso la Esso, che è l'unico in questo momento, molto probabilmente anche Capizzi sulla SS106. Adesso passiamo a fare un giro, ma anche lì probabilmente ci sarà la fila se non ha finito la benzina. Un signore ci diceva prima che anche a Pellaro era impossibile. Insomma, la situazione è veramente tragica in tutti i distributori, ma non solo qua nell'area grecanica, quelli che stiamo andando a vedere noi, ma è tragica in tutta Italia. In Italia veramente sta succedendo qualcosa che a mia memoria non era mai successo, una preoccupazione incredibile. Adesso speriamo che il governo o comunque chi di dovere prenda le iniziative per far uscire tutta l'Italia, tutto il paese da questa impasse. E siamo così giunti alla fine di questa giornata, una giornata veramente difficile, non solo per l'area del Melitese ma per tutta l'Italia. Proteste e disagi ovunque, e una serata che sicuramente non lascia presagire nulla di buono per il giorno che va a venire. Per mnews.it, Luigi Palamara.